per cominciare bene bisogna avere dei saluti che ci diano forza, e questi li abbiamo sicuramente con l'arrivo di Giovanna Pugliese, dell'assessora al turismo e delle pari opportunità della Regione Lazio. Giovanna, benvenuta tra noi. Grazie. Grazie Luca, grazie Rita. Ciao Giovanna. Grazie a tutti e sono molto contenta di fare questi saluti anche a nome del Presidente Zingaretti, di tutta la Regione Lazio, per questa sesta edizione della Città Incantata, che è stata un'edizione molto particolare. Come avete detto, siamo stati in un tempo sospeso a causa di questa maledetta pandemia. Però ce l'abbiamo fatta. Altra cosa che va detta, che non ci poteva essere che matrimonio, unione più giusta tra un posto meraviglioso come Civita di Bagnoregio, così particolare, così incantato, e tutta l'animazione e tutto il lavoro dei nostri artisti fantastici che in questi anni ci hanno dato dei momenti molto importanti, perché attraverso l'animazione, attraverso il fumetto, noi abbiamo toccato tutti i temi importantissimi. Anche quello di quest'anno era molto bello, che era Immaginiamo Mondi. Partiamo subito con la prima domanda, chiedendoti che cosa ti è rimasto di Civita e delle volte che l'hai attraversata. Beh, allora, sarebbe più facile dire cosa non mi è rimasto, nel senso che Civita di Bagnoregio è un posto incredibile e che per un artista visuale rappresenta uno dei come dire, delle occasioni più belle che ti possono capitare, cioè di vedere un miracolo con i tuoi occhi, no? Allora, abbiamo 7 residenze, 4 fumetti realizzati e 3 film, brevi film d'animazione ovviamente. Ho capito che era questa la cosa che mi sarebbe rimasta più impressa di questa esperienza, cioè questa riflessione sulla bellezza, su come il bello alla fine dobbiamo lasciarlo andare, non possiamo pretendere di farlo nostro, ed è bello per quello. Quindi il mio primo ricordo è quello: appena arrivato all'ingresso c'era questa scultura che mi è piaciuta moltissimo e in realtà ho deciso subito che avrebbe avuto un ruolo nella storia, quindi il primo ricordo è questo. Per vivere un po' il silenzio, come avevo già detto, ha un'atmosfera meditativa che è piuttosto anche necessaria, insomma, oggi. A me personalmente mi ha fatto molto bene. E io direi che il connubio che si è creato fra te e Eleonora è stato un connubio veramente delizioso. Io mi sono trovata totalmente in sintonia di incontrarvi ed è incredibile per due artiste, no, che si incontravano per la prima volta, che non conoscevano il lavoro l'uno dell'altra. Faccio il cuore anch'io. Ciao a tutti. L'hai sentita Claudia dopo la residenza di Civita di Bagnoregio? Sì, sì, certo, ci siamo sentite, ogni tanto ci aggiorniamo. Che su carine. Il nostro estate, ci diciamo, dobbiamo ritornare a Civita insieme, ormai questa cosa va fatta. Prima di partire non sapevo bene cosa aspettarmi e che tipo di storia avrei voluto fare. Quello di cui ero abbastanza certa, e che poi trovandomi a Civita ho confermato, è che avrei voluto scrivere una storia che avesse una storia con la quale mostrare la città e mostrare la città raccontando una storia. Io nel mio video ho cercato di ricostruire, mi è venuta l'idea di ricostruire, di far finta di fare un plastico di Civita di Bagnoregio, dandogli dei toni un po' tamarri, un po' trash, come le televendite. È uscito addirittura fin troppo trash. Però la cosa più bella è stato il momento in cui tu ci hai voluto far vedere il video e ci hai mandato questo vocale in cui dicevi che questo video faceva schifo, ma faceva veramente schifo, però era uno schifo bello e speravi che noi lo capissimo, e noi quando l'abbiamo visto abbiamo trovato meraviglioso il tuo video. Si parte naturalmente dal fatto che Rufolo rotola, perché per arrivare a Civita di Bagnoregio bisogna affrontare una salita abbastanza impegnativa. Sì, sì, però hai visto, è abbastanza ginnico quando sale. Quindi, come vedi e come vedete, diciamo, i disegnatori e gli autori hanno questa enorme
libertà. La cosa bella è che possiamo effettivamente fare con il disegno, che attraverso un'interpretazione che passa nella sintesi del segno, riusciamo ad offrire nella maggior parte dei casi una sia interpretazione del presente, ma anche quella che è una, un'interpretazione dei nostri pensieri, in maniera che a volte può essere quasi può precorrere alcuni elementi. Mi è dispiaciuto non poter premiare molti altri titoli che secondo me avevano un grande interesse, e vorrei che tutti gli artisti e gli autori che hanno partecipato a questa selezione si sentissero in qualche modo premiati idealmente. Cioè, in Italia il mondo dell'animazione in qualche modo è come se fosse sottovalutato e sottosviluppato rispetto alla potenzialità, ma rispetto anche al successo che ha in altri paesi europei e non. È una mia, come dire, fissa da sempre, quella che dico, che ci stanno tra l'altro moltissimi talenti di questo mondo, non solo in Italia, che operano, ma anche in giro per in Europa, in America. Cioè, moltissimi che si occupano di animazione ad altissimo livello sono italiani, e forse molti non lo sanno. Il premio per il miglior videoclip va a Igor Imhoff. Il bambino alla fine è mio figlio, ecco. È un excursus notturno in una serie di motivazioni che hanno accompagnato tutta un pochino la mia vita, cioè la pittura e l'animazione. C'è una profonda cultura di Paperino nei tuoi fumetti. Sì, tantissimo. Nel senso che effettivamente io sono cresciuto con Paperino, Paperino Mese, quella roba là, da ragazzinissimo, quando non sapevo quasi manco leggere, comunque già riconoscevo i disegnatori diversi, pure se non erano firmati, in realtà li riconoscevo tutti, eccetera. Anche proprio dalle mani, cioè anche proprio elementi proprio dei disegno puro, in realtà io mi sono formato proprio su quella roba là. L'appuntamento è per il prossimo anno a Civita di Bagnoregio. Michele, tu ci sarai, vero? Sì, io non vedo l'ora, e non lo dico per piaggeria, davvero, ci voglio venire.